29/92, che è quella che prevede la continuazione di una pianta ogni nuovo nato. Allora io chiedevo, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, quali deformazioni sono state eseguite per ogni nuovo nato, in seguito all'insediamento dell'attuale giunta comunale e precisamente da maggio del 2011. Chiedo inoltre di avere un quadro conoscitivo completo sul numero di alberi che sono stati effettivamente piantati per ogni nuovo nato nel comune di Novara all'entrata in vigore del progetto. Oggetto. Adesso siamo in grande difficoltà, nel senso che fanno la ricostruzione della zona argentina, intitolati bambini di Novara. Pensavo si fosse un registro, signore, questa storia. Se ne avevo fatto. Ti rispondo, aspetta un attimo, casa. Siamo stati in grande difficoltà, non abbiamo riscontrato corrispondenza tra piante e bambini di Novara e quindi evidentemente la cosa è stata di la stessa. Comunque, a riscontro della sua del 21 settembre in merito a una piante messa a dimora per ogni nato, si riscontra quanto segue. Pur essendo a conoscenza della norma, ad oggi non è stato posto dimora con albero in quanto per noi in quanto la stagione di donna e la consumazione è per i 3 mesi di novembre e di febbraio. Si procederà comunque a fine anno a riscontrare il numero dei nati che a tutt'oggi risulta pari a 57, di cui 27 nati successivamente all'insediamento di questa amministrazione per programmare gli interventi di messa di morte a pianta. In particolare questa amministrazione intende organizzare la manifestazione per la plantumazione, che seguirà poi direttamente il delegato Pasqualini, con la partecipazione delle famiglie interessate nell'ambito di una delle 5 giornate provinciali dell'ambiente, che è stata indetta appunto dalla provincia, che quest'anno sono programmate in terza domenica del mese da novembre ad aprile. Relativamente agli anni precedenti non mi risulta che le passate amministrazioni abbiano provveduto, quantomeno con evidenza pubblica, a dare corso al dispositivo, anche se la giunta è vera, in alcune aree di urbanizzazione e aree verdi comunali sono state eseguite plantumazioni di senza fuori. Ti do atto che è difficile ricostruire, insomma, però scuderei a fare un bel registro di questa roba qua. Ok, va bene, aspetto allora l'invito, se riesco a venire molto molto volentieri. Ci risiamo il giorno 20, domenica 20. Perché la mia vita è nata quando voi siete insediati in questo giorno. Prego. Allora aspetto la pianta.
sono presenti spazi per il parcheggio di velocipedi in prossimità delle aree indicate al mercato cittadino. Considerando inoltre che il mercato è frequentato anche da categorie di persone che sono da ritenersi fisicamente più deboli, quindi anziani, bambini e donne in gravidanza, a proposito dei parcheggi in rosa. No, credo che no. Abbiamo lasciato. Abbiamo solo proporre, vero? Sì, abbiamo lasciato a vostra commissione, perché le commissioni sono le rinnovabili, sui capelli. Ho lasciato lui di convenza. E quindi verranno fatti perché. No, avete previsto? Dai, parla adesso. No, ti domando, perché mi fai due mesi che non si fa. Virgo, e per questo la situazione merita particolare attenzione anche per il fatto che il codice della strada classifica come veicoli anche i recipienti, ma non sottopone però l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, con il risultato che spesso volentieri causa danni con la bici, non essendo né identificabile né assicurato, tende a sottrarsi la propria responsabilità. Secondo l'articolo 182.4 del nuovo codice della strada, eccetera, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di tranci di pericolo per pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Sono previste sanzioni a carico di chi non rispetta le disposizioni dell'articolo 39 del nuovo codice della strada, applicate secondo il comma 13 dell'articolo 38 stesso. Chiediamo al sindaco di verificare se le aree per la sosta dei velocipiedi sono sufficienti per garantire il parcheggio degli stessi durante i giorni di mercato cittadino settimanale e se sia necessario un potenziamento. Visto che la convenzione con l'isola della Scala è tuttora in vigore, di potenziare l'organico dei bici in occasione del mercato di giovedì in modo che possano essere eventualmente dissuasi, eventualmente anche sanzionati, quelli che cercano a bordo di biciclette in zona pedonale. Sembra, diciamo così, una stupidata questa interrogazione, però ci sono, effettivamente ci sono stati dei casi in cui ci sono stati degli scontri con persone anziane che ci sono fatto anche male, quindi l'abbiamo sottoposta al Consiglio regionale. In riferimento all'interrogazione indicata... Sì, scusa, la risposta è scritta. No, adesso ti viene fornita la grafica, avete la copia? Sì, che la copia. La regola intanto. In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si informa, punto 1, nell'area del mercato esistono punti di sosta per quei cittadini. Posizionati in piazza Umberto I, piazzetta Franceschetti, via Sterzi, all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII e nel cortile del Palazzo Mazzi davanti all'Arcio. Sono quindi disponibili circa 40-45 posti di sosta di velocipedi. È in corso una verifica per l'utilizzo di posti di sosta da parte degli utenti del mercato settimanale e qualora questi risultassero insufficienti si provvederà ad aumentare la consistenza. Al punto 2, la convenzione con Isola della Scala è vigente solo al fine di concretizzare il finanziamento regionale di videosorveglianza, l'eventuale richiesta di intervento da parte degli agenti di Isola della Scala comporterebbe un aumento della spesa che lo Stato attuale, il Comune in Nogara, non può permettersi. Quindi la convenzione con il discorso di Isola della Scala è ancora in piedi? È ancora in piedi solo perché c'era una richiesta di contributo regionale per quanto riguarda le videocamere. Quella è stata tolta, no? Questo è il un accordo tra i comuni interessati, tra i di ottobre, è stata attivata la nuova legge del distretto, che ha ampio spazio, quindi ci saranno compresi comuni di Nogara, Sorcaggio della Scala, con l'impegno da parte dei comuni di Nogara di andare completamente con i vigili e con la risoluzione per non tornare dietro alla vecchia questione che bisognava
facciamo, cioè, applicabile da fare. Cioè, scala o comune capofila, la serie di stretto isola della scala, dal punto di vista, però non è, cioè, dai, cosa su cui ci siamo tutti con forza è che verranno mantenuti tre presidi locali con Bologna si è fatto una scelta diversa, Bologna e Salizzola hanno scelto di aggregarsi sull'area est con una ridistribuzione diversa. Ah, quindi un momento è il nostro distretto? No. Non so perché, cioè, ancora qualche mese fa si parlava ancora. Il distretto Verona 5 proposto comprendeva oltre i comuni che vi avevo detto prima, comprendeva Salizzole con Cavarise e Bologna. Questi tre comuni hanno scelto di fare una cosa chiedendo alla regione una variazione di distretto che non è ancora stata accettata, è tanto essere chiaro. Può anche darsi che la regione non accetti questa dislocazione, questa uscita da Verona 5 e che dia indicazioni di, però in questo momento sono grati. Vabbè, comunque un elogio sicuramente da parte di dei due vigili che abbiamo piano gara, perché penso che fare i salti mortali da questo punto di vista tra l'ufficio e rimanere fuori. Anche il discorso dei vigili che stanno portando a gara è la stessa, uguale, identica situazione di come eravamo noi, noi che la stampa la rifigio in modo diverso. Bene, forza voi. E vinti no gara? Sole Polo è sempre Nogara e Nogarese. Risposta scritta e verbale. No, grazie. Sì, grazie. Sì, anche qui praticamente andiamo ad effettuare una richiesta, un'interrogazione scritta e verbale proprio in merito a un gruppo di lavoro denominato 20 Nogara che era stato, diciamo così, instaurato durante il nostro periodo amministrativo con una deliberazione del 31 agosto del 2010. Quindi leggo quella che è l'interrogazione. Oggetto di interrogazione e risposta scritta verbale in merito al gruppo di lavoro denominato 20 Nogara. Premesso che in data 8 luglio 2010 è stato redatto un protocollo d'intesa manifestazione nogarese col quale è stato costituito, insieme con l'associazione Provocola Nogara e con l'associazione Supresi, il gruppo di lavoro denominato Eventi Nogara. Eventi Nogara era stato individuato come soggetto organizzatore della festa delle Giumolinose e delle manifestazioni correlate, che si svolgeranno nel territorio comunale di Nogara negli anni solari 2010-2011-2012. Questa qua è stata protocollata il 28 settembre 2011, quindi sono già un po' datata. Ai 20 Nogara aspettava il coordinamento generale fra le varie ditte e associazioni partecipanti. E 20 Nogara si impegnava a presentare all'amministrazione comunale il bilancio preventivo e la rendicontazione consultiva per ogni manifestazione organizzata durante l'anno solare. Era ammesso l'accesso unilaterale da parte di qualsiasi degli attori che presenta il protocollo d'intesa con prefisso entro il 30 novembre di ogni anno a mezzo raccomandato. Considerato inoltre che con deliberazione di giunta numero 99 del 31 agosto 2010 è stato approvato tale protocollo e al punto 3 inerente le qualifiche vengono indicati i componenti di tale gruppo, quindi intendo il componente dell'amministrazione, il componente della Provo e il componente di Assupresi, perché erano tre figure. Chiediamo all'assessorato di competenza se si intende mantenere attivo tale gruppo di lavoro, visto che c'è una delibera. E in particolare quale sarà il ruolo di Eventi Nogara nella festa del Reggio Colonnoso 2010-2012. Quali siano i rappresentanti delle associazioni che ne entrano a far parte attiva, quale sia l'incaricato consigliere o assessore comunale da parte dell'amministrazione, se in quale modo un rappresentante di Eventi Nogara rendiconterà il risultato economico della festa sopra citata. Ripeto, è stata fatta una delibera, penso l'abbiate anche esaminata e letta, dove praticamente andavamo a esplicitare, e anche il protocollo di intesa legato, andavamo a esplicitare
questi concetti, quindi sostanzialmente chiedo se il 20 novembre esiste ancora, se è stato rinnovato o se è stato mantenuto, mi sembra di no, perché era finito ancora a nome del nostro consigliere, che penso non ci sia più. Grazie. Allora, la risposta all'interrogazione numero protocollo 12525 del 28/9/2011. In merito all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. Si intende mantenere il gruppo di lavoro 20 Novara, quale aggregazione che organizza la resa polinosa del 2011, come previsto nella delibera 31/8/2010. I rappresentanti delle associazioni sono i presidenti della Proloco e Asso Imprese, o i loro assenza, i rispettivi vicepresidenti. Il rappresentante dell'amministrazione comunale è l'assessore Paolo Antonio, che ha delega specifica al coordinamento delle manifestazioni. Al termine delle manifestazioni, i componenti di tale aggregazione decideranno i tempi e i modi per il rendiconto economico. Allora, in merito al discorso relativo alle rappresentanti delle associazioni, nella delibera specifica c'era un incaricato specifico dell'amministrazione, che era Longo Mauro. Sì. Ma in questo caso la delibera è in essere perché il responsabile incaricato dell'attuale amministrazione sono io. L'ha specificato che sono il presidente della Proloco e il presidente di Asso Imprese in carica. Quindi non è specificato il discorso che era tanto per richiamare i nomi dell'anno scorso, non era specificato che era Fiorenzo De Chini o Pierpaolo Italiano, tanto per essere chiaro. Ecco quindi il perché noi abbiamo ritenuto che la delibera del 31/8/2010 possa essere anche per questo. Sì, però in una sostanziale differenza, nel senso che cioè, è un nome diverso, ma cioè, in che senso? Il consigliere non nostro. Adesso la rappresentanza. Ma credo che sul piano reale il nocciolo, quindi l'essenza della delibera era quello che venti in gara, sul piano reale rimane come era stata. Sì, quindi praticamente i soggetti sono ancora tre, giusto? Il presidente della Proloco, il presidente di Asso Imprese, che rappresenta il mondo delle ditte locali, più tu che rappresenti l'assessorato di competenza, quindi sono tre, sono persone. E poi sono io ritengo che venga modificata la delibera nel seguito del mio nome. E poi ci siano state altre persone che ci hanno dato la delibera, però questa è stata l'impostazione che è stata data nella delibera. Sì, credo insomma che sia modificato il nome, cioè quindi che insomma almeno rifacciato una delibera modificando insomma l'entrata 2 che risultava della consigliere nostra. E mi fa piacere comunque che sia portato avanti questo tipo di attività, sai bene che insomma aspettando tutti e due questa cosa qua e con forza, quindi ci sia una rappresentanza delle associazioni, tu ne conosci, una rappresentanza di cui sono vite locali e una rappresentanza di questa attività. Nel quinto di prima pagina e prima del saluto del sindaco, lo spazio è stato interamente destinato alla pubblicità del negozio Ottica Tregnago, di cui è titolare proprio il gruppo di maggioranza per Paolo Tregnago.
che tra i soggetti che hanno curato la raccolta della pubblicità figurante del quale assessore al coordinamento delle manifestazioni il signor Paolo Antonio, chiedo se la pubblicazione della pubblicità della ditta del capogruppo della maggioranza sia del tutto casuale, ovvero se sia stata pubblicata a buona posta. Qualora la collocazione fosse stata frutto di casualità, se è stata valutata attentamente dall'assessore l'opportunità di pubblicare in prima pagina la suddetta inserzione. Infine chiedo se tutti gli inserzionisti è stata offerta alle stesse condizioni economiche la possibilità di comparire con la loro pubblicità sulla prima pagina del libretto. Allora, la risposta all'interrogazione del protocollo numero 12/7/21/2011, in riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. Come assessore al coordinamento delle manifestazioni ho collaborato alla raccolta degli inserzionisti, ritenendo doveroso contribuire alla realizzazione di una proposta pubblicitaria consona alla manifestazione. Ottica Pregnano è stata collocata nella seconda facciata perché è la prima attività commerciale che ha aderito al libretto con una pagina intera. Posso affermare con la massima serenità che ogni inserzionista ha avuto la stessa visibilità, considerato che il programma della festa è stato collocato in ogni altra facciata del libretto. Ritengo il consigliere Benati Pezzerico attento a quanto il sottoscritto assieme ad altre persone rappresentanti di associazioni sono riusciti a realizzare, ma avrei preferito lo stesso consigliere al nostro fianco, considerato che la 25esima festa del Reso Bolognese è ed era la festa del paese e non di una lista elettorale. A tale proposito, mi sento poderosamente, visto che è l'ultima interrogazione, di ringraziare a sua imprese la Provoco e tutte le associazioni che hanno partecipato alla festa del Reso Bolognese 2011, soprattutto perché tutti hanno aderito a quella che era il richiamo a un attimino rivedere tutta una serie di parametri così per tentare di dare un buon risultato alla festa. Quindi la buona partecipazione c'è stata e quindi credo anche che doverosamente è giusto ringraziarli pubblicamente. Tengo anche a precisare che sicuramente tutta una serie di associazioni hanno dato la loro disponibilità a dare una mano e quindi il risultato che abbiamo ottenuto è stato positivo perché c'è stata la massima sensibilità e disponibilità da parte di tutti. Un ringraziamento particolare al Provoco, mi sento di dire, perché dobbiamo precisare che siamo quasi a fine anno e la Provoco insieme ad altri si è sobbarcato quest'anno il carnevale, quindi andando a chiedere soldi per fare il carnevale, ha dato una grossa mano al discorso relativo alla sagra e sicuramente anche in questo momento ha dato il suo apporto. Quindi da questo punto di vista credo che è quello che vorrei dirlo apertamente. Molte grazie a tutti. Prego. Quello che io volevo sollevare ed evidenziare era solamente una questione di opportunità e di criteri di scelta degli spazi, non scendo nel merito di come sono stati effettivamente scelti. Volevo capire come era stata fatta la cosa. Non c'è niente contro l'ottica Pregnano, è solo che avendo aperto la prima volta il libretto non sono visto lì. Allora mi è venuto in mente che ci potesse essere questa cosa. L'interrogazione è stata rivolta appositamente all'assessore di riferimento proprio per sapere questi criteri e questa questione di opportunità. Tutto lì, come abbiamo già richiamato in altre cose. Sì, ma qua riguarda la mia attività. Volevo far presente il consigliere Spezza che se apriva bene il libretto tutte le pagine vedeva che c'era solo un'altra pagina, la pagina intera, e nessun altro ha avuto il coraggio, la voglia, la volontà di spendere questi soldi. La mia volontà
quasi fare una pagina, anche l'anno scorso l'ho fatta, metà io, metà mia sorella, metà mio cugino, ho cercato di dare un contributo alla protezione. Oltre al lavoro fatto, che loro due si ricordano mai. Non potendo quest'anno dare una mano attivamente per motivi familiari, ho ritenuto opportuno scusarmi, perché ho sempre fatto qualcosa, facendo una sponsorizzazione, un po' qualcosa, fisicamente. Mi è stata offerta questa pagina, altra, eccetera, e domenica due volte per me è lo stesso, tanto non mi interessa, perché sappiamo benissimo che le pubblicità su questi libretti non ne hanno effetto. È solo un aiuto a quelli che organizzano la cosa e gli dai una mano da un punto di vista economico, perché è benissimo che tutti le guardano, però non è che qua c'è scritto saldi, chi mi porta un tagliando allo scopo, eccetera, ho scritto solo, vi ho detto mettete quello che volete, non è prego niente. Volevo specificare solo questo. E volevo anche chiedere ai consiglieri, insomma, che siccome questa attività io le farò spesso, spero che ogni volta non mi si venga fatta una cosa del genere, mi auguro, insomma, anche perché a fine dei conti io pago e faccio quello che voglio per la mia attività privata, me lo fate voi, ok? Comunque io assicuro al consigliere Fezzi, mi incarico personalmente e ci metto la faccia, che per il prossimo anno io riserverò la pagina che ha occupato quest'anno consigliere Trenago a tuo carico, quindi non abbiamo nessun problema che ti possa sponsorizzare la pubblicazione per l'anno prossimo, grazie, sono sicuro che avrai gli impegni. Sì, è un'intervenzione che abbiamo fatto, aveva la funzione anche di essere comunque sposta prima della festa di ogni santi, comunque una cosa che andrà sempre di attualità anche negli anni a venire, ci sono state fatte parecchie segnalazioni per quanto riguarda proprio la situazione del cimitero di Nogara, dove ce le ricordiamo sia io che Flavio quanti discorsi facevamo anni dietro sul cimitero, sia per quanto riguarda l'ordinaria sia la straordinaria come manutenzione. Abbiamo toccato, penso, negli ultimi mesi, fino ad arrivare un paio di settimane, fino più o meno alla data dove abbiamo protocollato questa interrogazione, siamo arrivati a una situazione dove non si può neanche più parlare di incuria, non si può neanche, era proprio uno scempio, veramente. Abbiamo legato delle fotografie che in bianco e nero sono ancora più inquietanti, ma se togliamo comunque le croci dei defunti sembra di vedere dei contagi, non sembra di vedere un cimitero. Questo penso sia una cosa che solo per il rispetto qua che non mi venga detto che cavalchiamo anche il discorso dei punti per portare a casa voti, intanto si va a votare per 4 anni, quindi non abbiamo questa necessità, però effettivamente da qua al futuro almeno la manutenzione ordinaria qua è un qualcosa che non veniva fatta penso dal tempo immemorabile, perché per arrivare ad avere un'erba alta in certe zone quasi più delle corsi che c'erano a terra non è considerato che è venuto per mesi e mesi, è una cosa penso che si trascinavano da tanto tempo. Ho visto dopo, era anche inevitabile che in occasione della festa comunque dei defunti che si mettesse un freno, perché era normale, l'avrebbe fatto chiunque, però spero che al di là dell'aspetto di facciata che è stato fatto in quell'occasione, perché si sapeva comunque che ci sarebbero state persone numerosissime, proprio data la celebrazione della festa appunto, che da qua in avanti, non dico dello straordinario perché magari anche una questione di spesa, lo sappiamo, l'ordinario sappiamo che costa anche quello, però in un'ottica di priorità questa cosa deve essere una cosa che magari possa anche scavalcare dell'altro. Nei punti che chiedevamo c'era appunto il fatto del ripristino di una situazione decorosa, cosa si intende fare in futuro, sappiamo il discorso dell'appalto, sappiamo che era seduto l'appalto che il comune doveva fare comunque con forze proprie. C'è stata una mala comunicazione fra la ditta e gli uffici, c'è stato quello che c'è stato, il fatto è che un comune non dovrebbe trovarsi comunque ad avere una situazione come quella che abbiamo toccato. Abbiamo dato, credo, ai cittadini nogaresi, in senso lato, a maggior ragione a quelli che comunque andavano anche a fare una visita dei propri defunti in quei mesi scorsi, un'immagine molto brutta come proprio amministrazione comunale. Vorrei sapere cosa da qua in avanti si pensa di fare, se ci sarà una palla o una nuova ditta, se si cercherà di fare qualcosa col personale nostro, perché, ripeto, tutto è prioritario perché siamo in un'epoca dove ormai tutto è urgente, però
questa è una situazione proprio che non si dovrebbe ripetere. Allora, qui è un'interrogazione pura, quindi direi che basta, perché poi subito la risposta. Negli ultimi anni i servizi cimiteriali sono stati affidati ad una ditta esterna. L'oggetto del patto riguardava sia i servizi di pulizia mortuaria, accumulazioni, inumazioni, eccetera, sia gli interventi di manutenzione ordinaria dei luoghi, pulizia padiglioni, pulizia servizi igienici, spalso erba, riserve viali, potature, siepi, eccetera. Essendo scaduto il contratto, al fine di garantire i servizi cimiteriali, sono stati conferiti successivi incarichi alla medesima ditta, la quale ha mantenuto invariati i prezzi del contratto originale. La ditta incaricata ha quindi garantito i servizi di pulizia mortuaria e manutenzione ordinaria del cimitero. Dal mese di settembre 2011 fino alla fine dell'anno, con l'obiettivo di ridurre le spese a carico del bilancio comunale, è stato chiesto alla ditta di occuparsi esclusivamente dei servizi di pulizia mortuaria in occasione dei funerali con interventi a chiamata. La manutenzione ordinaria del cimitero doveva, per le intenzioni, essere svolta in economia con personale comunale. In effetti, il personale comunale interviene settimanalmente per la pulizia dei servizi igienici, lo svuotamento dei cestini e la pulizia degli viali. Per quanto concerne lo spazio dell'erba, è vero, vi è stato un malinteso. Detto servizio, infatti, non poteva essere svolto in economia perché mancano le attrezzature necessarie. Non appena presa coscienza della situazione, in data 13 ottobre, è stata attivata la ditta esterna, la quale ha immediatamente eseguito l'intervento di spazio dell'erba e delle siepi, riportando il decoro del cimitero comunale. Questo è stato fatto quindi prima della vostra interrogazione, perché il giorno stesso io mi sono recato subito a vedere ed era già tutto tagliato da una settimana. Si stanno predisponendo gli atti per procedere a una nuova gara di appalto che comprenda anche le manutenzioni ordinarie del cimitero comunale. Alla data dell'interrogazione posso comunque affermare che lo spazio dell'erba era già stato eseguito, essendo dedicato personalmente a verificare la situazione. Dall'inizio del nostro mandato abbiamo provveduto a sistemare altre situazioni abbastanza indecorose, come ad esempio la pulizia della cappella all'interno del cimitero, dove alcuni piccioni avevano trovato rifugio da tempo e sporcavano quotidianamente sul pavimento.